L'autore delle proprie azioni scrive un'autobiografia talmente coerente con esse da risultare un testo privo di qualsivoglia interesse. La sua fede morale nella coerenza e ne è compiaciuto, come ogni essere, di essere una presenza senza nessun buco. Quel giorno da un buco spazio-temporale incontrò una sua azione futura che rivendicava questa appartenenza ma sfaldava ogni coerenza della sua scrittura. Camminando avanzava, temendo, controllava, leggendo, la cercava, sperando, continuava, ricordando, ricreando, immaginava e confrontando sospettava di non essere l'unico ma ultimo, camminando lo anticipava. Automatismi, tic, ritornelli corporei più o meno connessi, chi riflette su ogni passo nemmeno inizia, li paralizza con alcuni di essi. In questo senso l'uomo non è mosso dall'autoconservazione e anche i pensieri più depressi vogliono eccessi. Io un costume, tessuto di senso comune, lo indosso quando esco per mischiarmi alla mischia ma restando immune dal pattume. Poi quando lo tolgo ritorno uno stormo che vola nel numen. La cascata di pensieri fiume negli aggiornamenti virtuali e gli eventi inconsistenti tra aperitivi, conferenze, pub locali creano un archivio abisso rimosso come una discarica. E gli artisti degli scarti come mutoidi purtroppo oggi rimangono una rarità, non essendo più autore delle proprie azioni. L'uomo odierno ha soggettivazioni solo tramite le sue collezioni. Non avete paura, siete avuti da essa. Temere di non avere un'identità e avere temere come identità, come buco nero che assorbe le attività. Temi la morte come possibilità più drastica e il volto scomparso rinasce nei tuoi abbinamenti di interventi di chirurgia plastica. Ci sono persone che non hanno una sola vocazione e non ne sono nemmeno coscienti, da svolto mille lavori differenti contente. Altre invece la depressione deriva dall'autoconvinzione di non avere una vocazione. Il punto è che gli individui non hanno un destino, un ruolo preordinato, al massimo un fato, ma che più viene atteso meno è potenziato. Questioni di attività e relazioni, essere pieno di sé per me significa pieno di tanti sé, anzi oltre i sé, dal sé un sé, se fosse un divenire. Lei disse così bello, lui le chiese quale significato avesse enunciato come quello. Lei spiegò che le parole sono gesti che concatenano, ti spiegano più di quanto ti spiegano. Lui capì il grado di allenazione in cui viveva da quando tentava di essere l'autore di ogni propria azione, camminando con caratteri mobili sotto le suole, suole studiare cose e persone solo per ritradurle con le parole. Teme di essere insignificante se vive fluendo negli eventi senza riunirli tutti in una prova schiacciante, l'unità paranoica dispotica autolegittimante.